Salve a tutti ragazzi, qui è Cian che vi parla e benvenuti in questo nuovissimo video. Quest'oggi vi faccio vedere la mia collezione di carte Pokémon, perché appunto come ben sapete ho deciso di non collezionare più praticamente, quindi ho detto vabbè, faccio vedere un po' il punto dove sono arrivato in questi 4 anni, sì, 4 anni di collezionismo, sì, si può dire, sì. E niente, vi farò vedere queste tutte le mie carte. Prima di cominciare voglio farvi vedere un po' di carte che ho in vendita perché non so cosa farci. Ah, eppure mi sono. Vabbè, in caso poi metto in pausa. Comunque ho da vendere Spiaggia Tropicale, che è la carta del mondiale 2011, Xerneas giapponese, Yveltal ex italiano, Kangaskhan giapponese, inviato speciale full art, Pokémon Fan Club full art, Toxicroak ex Giappo, Heracross ex Giappo, Magneson ex Giappo, Deoxys Rayquaza Legend, Ho-Oh Legend, poi ho Meloetta ex Reshiram Full Art e Shaymin ex Full Art della Radiant. Non esitate a contattarmi, anche in caso tra i commenti, certo preferirei in privato, però vabbè. Ok, qua abbiamo il raccoglitore con tutte le carte, poi c'ho l'altra parte con quelle di XY. Va bene, direi di cominciare. Allora, cominciamo con la Radiant, che ho completa. Probabilmente è l'unico set che ho finito. No, vabbè, forse ho finito pure nuove forze. Sì, boh, non mi ricordo. Qua abbiamo queste due X che. Ah, ma c'ho un altro Reshiram pure. C'ho ste due ex che sinceramente, boh, potrei pure dare. Sì, vabbè. Ah, tutto quello che vedete in questo raccoglitore, anche. No, è l'altro, vabbè, poi vediamo. Comunque, tutto quello che vedete non è incedibile, quindi se volete qualche carta in particolare, vediamo si può trattare. Qua ci abbiamo promo di nero e bianco, anche da questa parte. Idem di qua, ci sono tutti gli Eevee. Qua invece cominciano quelle di XY. Vabbè, ve le vedete voi. Qua tutte le ex promo di XY. Qua invece ho holo doppie di XY. Questo pure, sì, XY. Qua invece doppie di oddio, Flashfire. Questa posso venderla pure, non c'era nelle altre però posso venderla pure. Altre cose qui, ma tanto carina. Queste sono carte della pre-release di nero e bianco. Qua invece abbiamo Legendary Treasures, che vi spoglio molto molto velocemente. Holo vecchie. Queste non penso di darle quelle vecchie assolutamente. Wow, queste due mi piacciono troppo, bellissime. E vabbè, anche tanto. Belle, belle. Qua invece cominciano quelle comunque dei set X. C'ho GB Puff e Charizard. Darkrai è doppio questo qui, e forse posso darlo. Sì, questo Darkrai 1 lo vendo sicuramente. Qua cominciano invece quei set. Scusa, cosa ci fa Air Gold con Diamante? Vabbè, è un poco mischiato nel caso. Sì, alla fine mi sono un po' rotto. Voi sapete cosa, ho messo tutto abbastanza random. Ok, qua comincia invece quelli Earth Gold proprio. Che poi ho altre carte messe, cioè che ancora non ho messo nel raccoglitore perché non so perché, però vabbè, dopo ve le farò vedere pure. Ok, qua cominciamo con nero e bianco. Diamoci una svelta perché ho solo 4 minuti. Vabbè, mi sa che. Vabbè, poi ci penso io. Quello che vedete doppio, qua mi sa che do tutto. La mia famiglia dei Crobat. Mi sta cadendo il telefono. Non so tenere un telefono. Ma che cazzo è? Oh. Oh. E che fa? Minchia se. Oh. E che palle. Che galles. Sì, però così è una merda. Ok, non devi scivolare, capito, brutto strono.
qua abbiamo un po' di energie tutte belle. Poi invece cominciano le carte giappo. Allora, potrei darla pure questa, però è un poco, non lo so. Questo probabilmente zi pure. No. Questo forse, ma forse sì. Cioè, non lo so, se arrivano tipo offerte di quelle proprio buone, very good, lo so. Qua invece abbiamo le full art. Qua ne manca una perché non mi ricordo qual è. L'ho prestata, mi sa, qua idem. Dovrei mettere pure un pacchio che mi ha mandato poche shiny, ma non so dove metto. Vabbè, sì, lo aggiungo di qua, mi sa, sì, è meglio. Ah, poi c'è un Tundurus, forse ce l'ho doppio. Sì, un Tundurus full art, quindi uno lo do. Questo bellissimo Black Urem della famosissima bustina, quella tutta schiacciata, però altre promo di XY. E qua ci sono tutte le ex, o almeno dovrebbero esserci tutte, tanto sì, la sedia della mia cucina sexy, dovrebbero esserci tutte le sedie, tutte le sedie, tutte le ex, a partire da Destiny Futuro, che qua mancherà qualcosa ma non so cosa. Qua guarda che Zapdos Mewtwo Giappo, che non so perché è qui. Vabbè, queste sono full art normali, non ex. E qua ci abbiamo le trainer full art, non so perché li ho separati. Ah sì, vero, volevo fare tipo, volevo averle tutte, ma sono proprio scemo. Qua ci sono carte molto molto rare, le più rare probabilmente. Come potete vedere ci sono le shiny, le reprint, comunque fuori serie, tutte queste cose tanto tanto belle. Come potete vedere le shiny pure, un Charmeleon che non c'entra niente, però vabbè. E qua ci sono le prime che ho quasi completato. Fischio non lo do, sì. Qua cartella lega, merda, c'ho poco più di un minuto, ce la devo fare. Ok, qua ci sono altre cose, ex vecchie. Legend, aspettate che giro, ma che cameraman, wow. Gli ice pack qua non so, boh. Ah sì, computer search sarà in qualche mazzo. Livello Ikkisi, promo dei mazzi. Sì, vabbè, le vedete. Vediamo qui. Carte del McDonald's. Beh, ce la faccio. Carte giappo, tanto yeah, swag. Tra cui Red Genesect. Olo giappo di XY. Poi qua ci abbiamo di Flashfire, anzi no, di World Blade, scusate, e di Rising Fist, sì. Beh ragazzi, in questo video raccoglitore è tutto, poi c'è l'altro che vi faccio vedere dopo ovviamente. Ripeto, tutte le carte non sono incedibili, se arriva una buona offerta comunque posso dare. E niente, questo è tutto, lasciate un bel like alla prossima parte della mia collection. E vabbè, ciao. Ciao a tutti ragazzi, che c'è anche parla, e benvenuti in questa seconda parte della mia collezione. Oggi vi faccio vedere tutti i set di XY. Vabbè, cominciamo, non perdiamoci in chiave. Ah, e poi vi farò vedere pure alcune carte dai mazzi e altre che non ho ancora sistemato perché boh. Vabbè, comunque allora, non vi dico niente, guardate e basta. E basta. Ci ho preso quando ci sono le ex magari, tipo qui. Allora, questo set l'ho quasi completato. Quasi. Tipo qui mi manca. Ma che? C'è Gorgeist, cioè. Vabbè, adesso lo aggiungo. Non so perché non l'ho messo Gorgeist. Boh. Qua mi manca Skermory. Qua mi manca un Aegislash Holo. E poi praticamente ho tutto. Cioè mi manca soltanto Skermory, X, Aegislash Holo. E vabbè, poi i Veltal e Skermory full art. Perché poi ho tutto. In English. Qua comincia Flashfire. Oh, ok. Flashfire. Col bellissimo Mega Charizard. Magneson Toxicroak. Mega Kangaskhan, Mega Charizard. Qua abbiamo il bellissimo Charizard e Kangaskhan. Furious Fist con Mega Heracross, set abbastanza, in cui sono stato abbastanza diciamo sfigato.
Sì, perché alla fine ho aperto un box, non è che è stato un granché, però vabbè. Dragonite trovato alla pre-release, Aulusha ha scambiato. Heracross full art trovato, no. Così nell'elite forse, no? Non mi ricordo, boh. Questo ho trovato nel box. Machamp, sì, poi alcune doppie, sì, qua sono tutte doppie. Qua comincia Phantom Force, sì. Set molto molto bello. Mega Manetric. Qua c'ho tutti e due i Gengar, molto molto belli. Malamar. Edgy Slash. No, non sono messo male con sto set. Mi sembrava tipo. Boh. Qua dovrei avere anche l'altra, sì, però non so dove. No, perché molte carte le devo ancora sistemare, quindi qua no, è soltanto è Manetric, e qua bellissimo Gengar Secret e Bronzong della pre-release. Qua comincia Primal Clash, sì. Di cui ho comprato non tante, cioè pochissime addirittura bustine, come potete vedere mi mancano molte delle comuni non comuni. Set molto bello in cui c'è stata l'introduzione delle Alpha Art. Dovrei avere anche un Gardevoir di questo set X, però l'ho prestato e non mi è ancora tornato indietro. Però vabbè, tornerà al più presto. Ma scusa, ma una volta c'avevo Birch Full Art. Ah, eccolo, ok, qui. L'ho messo qui, non so perché. Perché l'ho messo qui? Boh. Vabbè, poi qua l'ultimo set e poi mi sono fermato. Probabilmente Antiche Origini, non lo so se mi girano un po' e c'ho davanti un'edicola e c'ho dei soldi in tasca, magari una bustina per vedere com'è il set lo compro. Comunque ve lo consiglio perché ci sono carte bellissime. Comunque questo è Roaring Skies, di cui dovrei avere solo e soltanto... Cioè ho fatto la pre-release ed è andata una merda di quelle proprio bestiali. 8 bustine, non ho trovato niente. Dovrei avere anche... Ah no, l'ho messo, mi sa ancora. No! Dov'è Mega Gardevoir? No, Mega Gallade, che dico Gardevoir? Mi sa che non l'ho messo ancora. Vabbè, dovrebbe essere nelle carte qui, altrimenti devo correre a cercarlo. Sì. Ok, sono finite le carte dal mazzo... dal raccoglitore. Adesso vi faccio un po' vedere queste carte che ho prese da mazzi e comunque cose. Sì, non finirò mai. Va bene. Ci abbiamo due così così. Questi anche se sono doppi, non lo so se li... Seismitoad. Può essere. Qua invece carte che devo ancora sistemare. Spero di trovare Mega Gallade qui. Ok, mi sa che non finiremo mai in tempo. Qua molte sono mandate da poche shiny, che ringrazio. Perché un'altra spiaggia tropicale? Ma che cazzo? Vabbè, questa non la do. Cioè, ne do solo una. Queste mi sembra che le ho vinte da una raffle, boh. Ah, ok, queste sono della Mega Heracross Collection. Boh, torci. Mi trovo cose così. Queste pure me le ha mandate poche. Ah, questo è bellissimo. Boh, non so da dove mi arrivano certe carte. Boh, seriamente. Ok, devo andare a cercare, mi sa, Mega Gallade perché qui non c'è. Boh, strana sta cosa. Ah, sono troppo distante. Queste invece sono mie, mi sa. Boh. Cioè, sono tutte mie, sì. Misinegus, belli. Boh. Zurbur. Due Slapuff. Tre Fire. Ok, ho trovato pure le carte, quelle che non trovavo. Mi sembra abbastanza giusto. Anche a fuoco. Che sono quelle di Roaring Skies, che ancora non ho messo nel raccoglitore. Comunque sono questo Reshiramolo, questo Deoxysolo, questo Giraciolo. E poi ci abbiamo Rayquaza X Promo e Mega Gallade X, che non trovavo, che l'ho trovato meno male. E niente ragazzi, questo è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel like. Se volete qualche carta, non lo so, contattatemi e vediamo. Si può vedere, sì. E vabbè, questo è tutto. Alla prossima da Charm. Ciao.